Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione in primo piano. L'emergenza incendi a partire dal vasto fronte di fuoco che dalla serata di ieri ha invaso e distrutto il Colle Bellaria. Questa mattina ancora cumuli fumeggianti e vigili del fuoco al lavoro insieme ai carabinieri e al nucleo forestale per cercare di risalire alle cause che hanno scatenato le fiamme. È continuata anche in mattinata l'attività di contenimento dell'incendio in via Panoramica. Una squadra di volontari del gruppo comunale di protezione civile di Salerno per diverse ore, anche stamattina, è stata impegnata sul posto insieme a uomini della Polizia Municipale per coadiuvare con i vigili del fuoco le operazioni di spegnimento del vasto fronte di fuoco divampato dal pomeriggio di ieri. Via Panoramica, la strada che collega il centro della città con le frazioni collinari di Sala Bagnano, Casa Manzo, Giovi, è ancora chiusa al traffico veicolare per motivi precauzionali. Da questa mattina è stato consentito il transito ai soli residenti nella zona. Cumuli fumanti ed ettari di vegetazione distrutti sono stati ben visibili quando la luce del sole ha illuminato il colle e reso più facile le operazioni di spegnimento. Ma al lavoro da questa mattina anche gli investigatori per risalire alle cause dell'incendio. I carabinieri, ma anche l'apposito nucleo forestale, hanno raccolto elementi per capire cosa ha scatenato le fiamme. Sul posto, nella serata di ieri, anche il sindaco Vincenzo Napoli, facendo riferimento alle possibili cause dell'incendio, non ha escluso la pista dolosa. D'accordo con lui, il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, la simultaneità con cui si sono sviluppati i devastanti incendi sulle montagne di Salerno, Cava dei Tirreni, Costa d'Amalfi e tutta la Valle dell'Irno, secondo il rappresentante di Fratelli d'Italia, non lasciano dubbi. Dietro questo disastro ambientale in provincia di Salerno c'è una volontà criminale preordinata. Per Iannone c'è bisogno di risorse e mezzi da mettere in campo, oltre un'azione seria di prevenzione. Andrebbe aperta anche un'inchiesta, lo dico, ha aggiunto il senatore di Fratelli d'Italia da componente della Commissione Antimafia, per accertare con puntualità se c'è un ruolo della criminalità organizzata dietro questi incendi. E la cronaca della serata di ieri per la città di Salerno è stata molto movimentata, c'è stata grande paura anche per i residenti nella zona di Casamanzo, Sala Bagnano, vicini al fronte del fuoco, contro il quale c'è da registrare anche la reazione politica di Più Europa, che chiede: servono i droni sul posto ieri sera? Rivediamo appunto attraverso le immagini cosa è successo anche il sindaco di Salerno. Le fiamme sono state preannunciate dal fumo che bruciava gola e polmoni, poi all'imbrunire sono diventate sempre più visibili. Dal primo pomeriggio di ieri Salerno è stata sotto scacco delle fiamme e del fumo, ed il vento, a tratti sostenuto, non ha certo aiutato i vigili del fuoco e tutti coloro che da cielo come da terra si sono attivati per circoscrivere i roghi appiccati sul Monte Stella come sulle colline di Sala Bagnano. Paura più che comprensibile per i residenti della zona, che hanno temuto di dover abbandonare le proprie abitazioni. Per fortuna l'incessante lavoro dei soccorritori ha dato risultati tranquillizzanti già nella serata di ieri, quando anche il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha voluto fare un sopralluogo per rendersi conto di persona della situazione. Per chi osservava da lontano, le immagini della collina preda delle fiamme hanno rappresentato uno spettacolo terribile. Ettari su ettari di macchia mediterranea bruciati, svaniti nel nulla per mano dell'uomo, che ancora una volta ha dimostrato di avere poco rispetto per la natura e la vita delle persone ed anche degli animali che popolano quelle zone. Le fiamme sono state alimentate anche dal vento e questo ha fatto temere il peggio. Per fortuna si è evitato il peggio. Oltre allo spavento e all'apprensione che hanno colpito i residenti della zona, resta anche il danno compiuto ai danni della natura in una zona già particolarmente colpita ed esposta. E proprio per prevenire altri episodi del genere in futuro, Più Europa propone il ricorso alla tecnologia, magari usando dei droni. Occorrono misure e un piano di prevenzione con l'utilizzo di soluzioni tecnologiche come il monitoraggio satellitare o con droni dotati di termocamere. La tutela ambientale e la salvaguardia del territorio sono priorità che richiedono il massimo sforzo in termini di risorse e mezzi. Chi appicca un incendio, al pari di chi inquina, fa un danno enorme a tutta la nostra comunità, sostiene il partito che parteciperà alle prossime elezioni regionali. Ed ora la cronaca. Rocca Piemonte oggi ha dato l'ultimo saluto alla piccola Maria, così è stata chiamata la neonata uccisa subito dopo il parto.
Una piccola bara bianca, il silenzio dei presenti, le parole del vescovo Giuseppe Giudice, il momento di riflessione per l'ultimo saluto a una bimba che ha visto la luce e poi le tenebre nel giro di pochi istanti. Maria, questo è il nome della neonata uccisa a Rocca Piemonte, è stata salutata con rabbia e commozione stamattina durante i funerali tenutisi presso la chiesa di San Giovanni Battista. Prima della funzione religiosa, concelebrata dal parroco locale Don Giuseppe Ferraioli, che ha voluto affidare proprio alla Madonna il nome della piccola, visto che Rocca Piemonte è città mariana, molte persone sono passate in chiesa, perché a causa delle disposizioni anti-Covid-19 erano soltanto 60 i posti disponibili per partecipare alla messa. La salma, dopo la celebrazione di rito, è stata portata al cimitero di Rocca Piemonte, tumulata nella cappella della famiglia Galasso. I bambini si battezzano quando vengono alla vita ed è necessario dare il battesimo. E può capitare che un bambino muore senza il battesimo, allora la fede della Chiesa è molto chiara, è affidata alla misericordia del Signore, perché non ha avuto il tempo di essere battezzato. E ieri mattina, parlando con Don Giuseppe, che ha seguito come padre in questi giorni, che lo fa sempre in questa comunità, ho chiesto domani come la chiamerò questa bambina durante la celebrazione. Allora lui mi ha ricordato Rocca Piemonte è la città di Maria. Rocca Piemonte è legata all'Immacolata, vogliamo chiamarla Maria. Non perché l'abbiamo battezzata, ma per un motivo molto semplice, perché dinanzi al Signore nessuno è anonimo. Oltre a Rocca Piemonte c'è anche il comune di San Valentino Torio, sconvolto dalla tragedia che ha ucciso Luana Rainone, la donna scomparsa dal 23 luglio. Il suo assassino ha confessato e ha consentito ieri anche di far ritrovare il cadavere della vittima. Una fiaccolata ed un corteo, così la comunità di San Valentino Torio saluta Luana Rainone, la donna uccisa, sepolta e nascosta dal 23 luglio in un pozzo dal suo presunto amante. È stato l'uomo, bracciante agricolo di 34 anni, domiciliato a Poggiomarino con precedenti penali, a confessare ai carabinieri di aver perso la testa, la calma nell'ultima lite con Luana, che gli chiedeva di lasciare la famiglia e di andare a vivere con lei, di aver sferrato un colpo mortale con un coltello alla gola. Luana era scomparsa da casa dallo scorso 23 luglio. Gli indizi, le intercettazioni, tutto portava a lui e sotto torchio l'uomo ha finalmente confessato il tremendo gesto, arrivando alla svolta nelle indagini. Ieri i carabinieri, anche con l'ausilio dei vigili del fuoco, seguendo le indicazioni dell'uomo, hanno ritrovato il corpo della ragazza in un pozzo a pochi passi da dove l'uomo era domiciliato. Il corpo di Luana era avvolto in una coperta in evidente stato di decomposizione. La donna è stata riconosciuta per un tatuaggio sul braccio, ritrovato anche il cellulare ed il coltello utilizzato per l'omicidio. Lasciamo la cronaca, facciamo un aggiornamento anche su quella che è l'emergenza coronavirus in provincia di Salerno anche oggi, con una novità che sconvolge il comune di Mercato San Severino, perché la positività di un collaboratore scolastico avrebbe indotto la scuola a chiudere i battenti ancora prima della riapertura. Ci sono anche altri casi da registrare nel territorio dell'Agro, facciamo il punto nel prossimo servizio. È risultato positivo al test sierologico e adesso bisognerà attendere l'esame del tampone per accertare l'eventuale e definitiva positività di un collaboratore scolastico dell'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino di Mercato San Severino. Al momento la struttura è stata chiusa dal dirigente in via precauzionale in attesa delle verifiche. Il bidello non è di Mercato San Severino, se dovesse risultare positivo però determinerebbe la necessità di ulteriori indagini, visto che è stato in contatto negli ultimi giorni con insegnanti e altri addetti della scuola. A Mercato San Severino inoltre è risultato positivo nelle ultime ore un altro cittadino,
un congiunto del nucleo familiare dove altre persone erano risultate contagiate lo scorso 29 agosto e il cosiddetto focolaio del pranzo di Ferragosto. La persona è asintomatica, già posta in isolamento domiciliare, come confermato dal sindaco Antonio Somma, che ha augurato una pronta guarigione e ha chiesto alla popolazione tutta di prestare massima attenzione ai comportamenti rispettando ogni norma anti-Covid. A Pagani nelle ultime ore ha accertato un altro contagiato. A comunicarlo è stata la Papa Charlie, che ha sottolineato che dall'inizio della pandemia nella città di Sant'Alfonso sono 30 i casi totali di positività, di cui 24 che sono guariti, 3 morti e 3 rimangono i positivi domiciliati. A Scafati un cittadino invece è guarito dal Covid, altre 13 persone sono risultate positive secondo le indagini effettuate dall'ASL di Salerno sui rientri da zone turistiche ritenute a rischio. Il sindaco Salvati ha parlato di casi asintomatici con persone domiciliate seguite dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL. Nelle scorse ore è risultato positivo al test sierologico un dipendente dei vigili urbani. Nelle prossime ore si attendono gli esami del tampone, cui è stato immediatamente sottoposto. Gli uffici della polizia locale di Scafati sono stati precauzionalmente sanificati. A Starno rimangono 3 in totale i casi positivi, di cui l'ultimo il 2 settembre scorso, il cittadino che aveva eseguito il controllo all'aeroporto di Napoli. Un nuovo caso positivo anche ad Angri, dove i diversi focolai sono 4, con i contagi totali saliti a 10. Il sindaco Ferraioli ha già deciso il rinvio dell'apertura dell'anno scolastico al 28 settembre, almeno per quanto riguarda tutte le scuole dell'obbligo. Il trend dei contagi in provincia di Salerno dunque continua ad aumentare, perché oltre a quelli menzionati ci sono stati ancora i 7 positivi a San Marzano, 1 a Salerno, Fisciano, Nociara Inferiore e Castellabate, 2 a Montecorice, 2 ad Ascea, 3 a Positano. Intanto tiene banco all'attenzione di tutti anche la conseguenza di quella che è questa emergenza sanitaria, ovvero il posticipo per la riapertura della scuola. Ormai è chiaro che in Campania non si aprirà il 14 settembre, ma anche oggi, intervenendo a Vallo della Lucania, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, non ha ancora indicato una data, pur essendo stato costretto a smentire una fake ordinanza girata ieri sui social. Intanto proprio la riapertura delle scuole è stata anche al centro del nostro confronto di approfondimento politico, la trasmissione Faccia a Faccia che ritorna dopo il periodo di lockdown. Non ci sono le condizioni per aprire le scuole il 14 settembre, ma la Regione Campania non ha ancora ufficializzato la data per il suono della campanella nell'intero territorio regionale. A ribadirlo questa mattina è stato il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ieri ha dovuto smentire una falsa ordinanza che girava sui social che dava per certa la riapertura il 24 settembre. Palazzo Santa Lucia è ancora al lavoro per fare lo screening di massa di tutti i docenti, il personale ATA ed acquistare termoscanner. Per il presidente De Luca un'idiozia che il governo abbia fatto in modo che il tampone per docenti e personale fosse volontario. L'argomento relativo alla possibile riapertura è stato anche al centro della trasmissione settimanale Faccia a Faccia, l'appuntamento di approfondimento politico di TV Oggi ripreso dopo lo stop imposto dal lockdown. Ospiti della puntata il candidato al Consiglio regionale per la Lega, Dante Santoro, e la candidata del Movimento 5 Stelle, Alessandra Petrosino. Sono un insegnante e quindi sono perfettamente a conoscenza di quali sono le problematiche, ovvero ai comuni sono arrivati ovviamente i soldi che sono stati destinati per fare dei lavori di piccola manutenzione per aumentare le aule e non sono iniziati perché ovviamente qui in Regione Campania ci sono le elezioni e forse qualche sindaco invece di fare campagna elettorale forse avrebbe dovuto pensare bene invece di fare tutta una serie di lavori. Noi abbiamo anche qui da pagare delle cambiali con la politica del passato. Perché abbiamo scuole chiuse ormai in tanti comuni, hanno accorpato le classi in edifici che sono stati ridotti a pollaio, quindi abbiamo le famose famigerate, anzi classi pollaio, dove abbiamo 30-40 ragazzi tutti assembrati in aula. Quindi il problema si ripropone, ho chiesto da consigliere provinciale di riaprire decine di plessi chiusi negli anni, anche in comuni che hanno subito lo spopolamento, adeguando il servizio di trasporti. Oggi l'incognita è grande,
speriamo che ci sia la possibilità di riaprire questi plessi e quantomeno diminuire l'assembramento e anche questa pratica vergognosa dove un docente deve rapportarsi a 40 studenti con gravi intralci anche alla didattica, sicuramente. Sentivamo della presenza del governatore oggi a Vallo della Lucania. A Pollica si ricorda purtroppo l'omicidio del sindaco Pescatore 10 anni dopo la morte di Angelo Vassallo. Ancora non c'è un volto di chi mosse quella mano. 10 lunghi anni, tante ombre, molte voci, nessun colpevole. È ancora senza volto l'assassino di Angelo Vassallo, ucciso il 5 settembre del 2010. È ancora a piede libero, quindi, chi quella notte lo trivellò di colpi mentre rincasava in auto. Dei 9 proiettili esplosi, 7 massacrarono il sindaco Pescatore da distanza ravvicinata. Da quel momento il suo omicidio è diventato un mistero tutto italiano. Le indagini condotte dalla procura di Vallo della Lucania non hanno portato a nulla. Si pensò al brasiliano Bruno Umberto Damiani, pregiudicato con precedenti per droga in quei giorni a Pollica, ma il DNA lo scagiona e tutto viene archiviato. Dopo infinite polemiche e veleni, il caso passa alla direzione distrettuale antimafia di Salerno, che torna a scavare nella vita di Vassallo, vagliando anche le supposizioni del fratello Dario sul presunto coinvolgimento di militari dell'arma, forse per quel qualcosa che aveva scoperto ma non doveva scoprire, celato nelle ultime parole rivolte agli amici dal sindaco ammazzato. Nel registro degli indagati, a seguito di una segnalazione anonima inviata alla Procura di Napoli, viene scritto per ultimo proprio il nome di un carabiniere, il sottufficiale Lazzaro Cioffi, per anni in servizio a Castello di Cisterna, già citato nei primi fascicoli dell'inchiesta. Oggi Cioffi, che nel frattempo ha lasciato l'arma, è detenuto con l'accusa di collusioni con il boss della droga del Parco Verde di Caivano, Pasquale Fucito, ma è libero per l'omicidio Vassallo. 2 anni fa è stato raggiunto da un invito a rendere interrogatorio al riguardo, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi il nuovo procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, coordina il lavoro del PM Marco Colamonici, titolare del fascicolo ereditato dalla collega Rosa Volpe. Si stanno ripercorrendo a ritroso tutte le piste seguite in 10 anni di lavoro, ma i buchi purtroppo sono tanti. A cominciare dalla pistola, che non è stata mai ritrovata. Non ci sono testimoni oculari e nessuno ha sentito gli spari. Neppure l'esame del DNA, disposto su 154 persone, ha aiutato gli inquirenti. Molte le dichiarazioni raccolte in 10 anni sono apparse incomplete, contraddittorie o addirittura reticenti. Tanti dubbi, ma una sola certezza. Quello di Angelo Vassallo è stato un omicidio eccellente, non un delitto di paese. Tornati in studio, ci occupiamo di ambiente ma da un punto di vista diverso dopo l'emergenza incendi che era in primo piano nell'edizione di questo TG. Parliamo infatti dell'allarme che riguarda ormai da anni l'area di Fratte. L'8 settembre presso il TAR si discute l'udienza per il ricorso presentato dal Comitato Salute e Vita contro la concessione dell'AIA allo stabilimento di Fratte delle Fonderie Pisano. Nel frattempo il Comitato Salute e Vita ha lanciato anche una campagna per chiedere alla Regione Campania la pubblicazione dello studio SPES. I dettagli nel prossimo servizio. Si terrà il prossimo 8 settembre presso il TAR di Salerno l'udienza del ricorso promosso dall'Associazione Salute e Vita per chiedere la revoca dell'AIA alle Fonderie Pisano. Anche il Ministero dell'Ambiente si è costituito a processo e l'Avvocatura dello Stato parteciperà all'udienza sostenendo le tesi dell'Associazione Salute e Vita, secondo la quale la nuova AIA è totalmente errata e piena di abusi.
Nel frattempo l'associazione ha lanciato anche un'altra iniziativa. Ha chiesto a tutti i cittadini di sostenere la campagna di sensibilizzazione a favore della pubblicazione dello studio SPES, uno studio di esposizione nella popolazione suscettibile effettuato da parte della Regione Campania. L'iniziativa, sintetizzata dall'hashtag Pubblica lo SPES, ha lo scopo di sollecitare le istituzioni campane con un messaggio sintetico ma al tempo chiaramente riconoscibile e diretto, affinché siano resi noti i risultati definitivi dello studio, in particolare quelli relativi al cluster della Valle dell'Irno, allo scopo di valutare lo stato di salute della popolazione e della zona più esposta a quella che è ritenuta una fonte di inquinamento importante, ovvero la fonderia Pisano. Ora, come sempre, spazio alla nostra rubrica dedicata agli appuntamenti. E ora ti darò un bacetto, ma non farsi illusioni. Doppio appuntamento al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno, dove quest'oggi è in programma il film di animazione della Walt Disney Onward, Oltre la magia, alle ore 18, alle 20.30 e alle 22.30 la pellicola The New Mutants. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo, ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Bene, ed ora le previsioni del tempo e poi la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. In collaborazione con... Ristorante Pizzeria Eureka. I sapori del mare. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Previsioni del tempo. Fornite da 3B Meteo. E allora ci ritroviamo con la parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. Volge al termine il ritiro della Salernitana a Sarnano. Il tecnico dei Granata ha lavorato con un gruppo largamente incompleto per via di un mercato a rilento condotto dalla società Granata, che resta nel mirino dei tifosi. Nella notte sono comparsi altri due striscioni di contestazione, uno al parco del Mercatello, l'altro a Bologna. La Salernitana sta vivendo una delle estati più surreali della sua storia. Da quasi due settimane a Sarnano c'è un gruppo assai sparuto e per ora alquanto provvisorio e inadeguato per la Serie B, che lavora agli ordini di un allenatore, Castori, che non ha ancora potuto parlare e presentarsi, che vorrebbe rinforzi ma che intanto deve portare pazienza e che spera nell'amico Giuntoli. Il DS del Napoli ha da tempo dato la sua parola al suo allenatore Tempi del Carpi e così ha fatto De Laurentiis con Lotito.
Gennaro Tutino, che, vale la pena precisare, è un buon giocatore ma non è un fuoriclasse capace da solo di vincere le partite, sarà granata, costi quel che costi, e dalla Salernitana la trattativa per l'attaccante ex Cosenza, che è tentato dal Lecce, costerà in termini di ingaggio, perché oltre a Tutino arriveranno in granata due calciatori dall'orbita De Laurentiis, ossia Kupić e Schiavone, di cui il Bari vuole liberarsi. Al di là del valore intrinseco degli stessi, se così dovesse essere e se la trattativa dovesse andare in porto, la Salernitana, che intanto pensa anche a Baez del Cosenza, già subalterna alla Lazio, sarebbe assoggettata anche ai voleri di un'altra duplice proprietà, e la cosa potrebbe comprensibilmente procurare fastidio ai già amareggiati e delusi tifosi granata. Non a caso la contestazione portata avanti a forza di striscioni sta proseguendo. La scorsa notte, dinanzi alla sede Rai di Bologna, è stato esposto uno striscione contro Claudio Lotito con la finalità evidente di portare all'attenzione nazionale la questione multiproprietà, proprio nel giorno in cui dalle colonne del Quotidiano del Sud viene rilanciata l'ipotesi della Valle come possibile acquirente del club granata. Un altro striscione è stato affisso al parco del Mercatello ed ha preso di mira non solo Lotito ma anche Fabiani, ritenuto funzionale al progetto del patron che non ha intenzione di far crescere la Salernitana. Del resto, con un organico ridotto all'osso e tanti calciatori che vestiranno la maglia granata in prestito, alla fine della prossima stagione non resterà nulla o quasi in quanto a patrimonio tecnico. Quindi da un lato il parco calciatori avrà uno scarso valore, dall'altro il bilancio non sarà appesantito da contratti esosi e lunghi. Una situazione quasi propizia per un potenziale acquirente. Di certo la mancanza di programmazione da parte dell'attuale proprietà e del management da essa stipendiato sta toccando vette notevoli. Di certo a Salerno la situazione attuale piace sempre meno. Più del mercato è la questione multiproprietà a catturare l'attenzione. In questo contesto si registra l'iniziativa dell'associazione Generazione Donato Vestuti, che promuove la costituzione di un comitato per l'etica e lo sport. L'organismo ha lo scopo di portare all'attenzione delle istituzioni sportive e politiche il tema della multiproprietà nel calcio. Il comitato chiede infatti di vietare del tutto questa forma di controllo di due più club, indipendentemente dalle categorie. La costituzione del comitato si propone altresì quale concreta risposta alla progressiva mortificazione della storia della Salernitana, che questa proprietà, anche con indecenti comportamenti, sta ormai perpetrando con supponenze ed assenza di rispetto per la tifoseria. Per partecipare è possibile recarsi presso la sede della GDV dal lunedì al giovedì dalle ore 19 alle 20.30. Ed ora ci spostiamo nel ritiro precampionato della Cavese a San Gregorio Magno con un appello preciso che arriva dal suo attaccante esterno Andrea Rossotto. In questa stagione di Serie C, così come era accaduto in quella precedente, la Cavese sarà inserita in un girone di ferro, quindi sarà fondamentale mantenere un certo tasso di esperienza e di conoscenza della categoria e anche dei calciatori che la frequentano. Molti giocatori aquilotti finora sono stati riconfermati, alcuni avevano già il contratto, ma altri non ce l'avevano prima del rinnovo. E uno di questi elementi che hanno avuto bisogno di sottoscrivere un nuovo accordo è Andrea Rossotto, il fantasista che nella scorsa stagione ha segnato 5 gol effettuando anche 6 assist per i compagni e non ha praticamente mai avuto infortuni nella scorsa annata a Cava, dopo che in quella precedente con la Samb era stato afflitto da un persistente problema fisico, poi finalmente risolto. Rossotto, che quest'anno ha compiuto 32 anni, ha firmato sino al 30 giugno 2022. Eccolo ai microfoni dell'ufficio stampa della Cavese. Sì, sicuramente c'è stato un inizio difficile l'anno scorso, c'è stato un momento in cui le cose non andavano per il meglio. Fortunatamente la squadra è riuscita a rialzarsi, ecco, e con essa anch'io. Migliorarsi sotto il punto di vista fisico, ma questo già ci sta pensando il mister. Il mister è un grande lavoratore, punta molto sulla parte atletica, ne sapevamo qualcosa, avevo sentito qualche mio compagno, ecco, che aveva avuto. Era stato sotto la sua guida e mi aveva detto questa cosa qui. Naturalmente stiamo lavorando molto e sono sicuro che tutto questo lavoro ce lo ritroveremo tutti più avanti. Rossotto ammette che potrebbe fare molto di più rispetto al suo rendimento riportato nella scorsa stagione, in cui comunque la Cavese si è salvata. Ma il lato peggiore forse l'hanno visto, ecco, io sono, nel senso, sono un ragazzo molto, molto emotivo, molto passionale, quindi a volte mi lascio a delle reazioni un po' così, a volte esagero, a volte sbaglio, però spero di riuscire a dare più di quello che sono riuscito a dare l'anno scorso, spero di riuscire ad entrare ancora di più
nei cuori della gente, ecco, di questa città, di questa società, quindi io cercherò sempre di dare il massimo. La squadra della Cavese è sempre a San Gregorio Magno e tra l'altro proprio ieri sera l'entourage societario e lo staff si sono concessi una sortita tra le stradine e i vicoli acciottolati del centro storico di San Gregorio Magno, una visita conclusa con la degustazione di alcuni piatti della cucina gregoriana. Altre DC. L'Associazione Italiana Calciatori ha minacciato lo sciopero dei giocatori della terza serie causa le forti limitazioni in sede di formazione delle liste. 22 calciatori professionisti più uno nato dal 1 gennaio 2001 in poi con contratto da professionista. Limitazioni che comporterebbero, secondo il sindacato, una consistente perdita di posti di lavoro. Francesco Ghirelli, il presidente della Lega Pro, difende la decisione del direttivo di imporre le liste chiuse, spiegando che le società dovrebbero in questo modo riuscire a contenere i costi per la gestione dei rispettivi organici a causa dell'emergenza coronavirus che ha portato meno club a investire come prima. E per questo motivo lo stesso Ghirelli ha bollato la minaccia dell'Asso Calciatori come irresponsabile e irricevibile. Lasciamo il calcio, ci occupiamo di basket. È cominciata la nuova avventura della Givova Scafati che si è ritrovata ieri al Palamangano, roster quasi per intero rinnovato ed affidato ad un allenatore di grande esperienza come Alex Finelli, così la Givova vuole rilanciarsi ad alti livelli. È cominciata la nuova avventura della Givova Scafati. Atleti, staff tecnico, medico, amministrativo e dirigenziale si sono ritrovati ieri pomeriggio al Palamangano per dare ufficialmente il via alla stagione 2020-2021. Senza la presenza di sponsor, pubblico e mass media, in osservanza delle misure anti-Covid-19, in un'atmosfera un po' surreale, il patron Nello Longobardi, il general manager Gino Guastaferro ed il coach Alex Finelli hanno voluto dare il proprio benvenuto a tutti per una stagione in cui l'obiettivo di Scafati è quello di tornare ad essere protagonista dopo un paio di campionati senza soddisfazioni. Un roster quasi per intero rinnovato, composto da elementi di spessore tecnico ed umano ed affidato ad un allenatore di grande esperienza, e le motivazioni e la voglia di rivalsa della società sono gli ingredienti con cui la Givova vuole rilanciarsi a grandi livelli nel panorama cestistico nazionale. L'intenzione è stata quella di creare prima di tutto un gruppo di quelli che sono i giovani, come sempre. Abbiamo preso gente più esperta, gente anche di esperienza navigata, come quelli che almeno 4-5 di voi vengono da anni di militanza nei campionati dei massimi livelli, tra Serie A2 e qualcuno anche ha fatto qualche apparizione nel piano di sopra. Diciamo che da questo punto di vista abbiamo fatto una scelta di esperienza. 8 senior, ci siamo tenuti in carico perché 2 anni fa, soprattutto per noi, caro coach, è stato di valore aggiunto. 2 anni fa avevamo un problema che lui spesso e volentieri ci ha dato una mano quasi come un americano, nel senso che gli americani sono quelli che sono considerati il valore aggiunto in questo caso. Abbiamo dovuto ricordare perché è uno che personifica anche lui questo spirito battagliero. Abbiamo fatto delle scelte perché sono state sempre solo mirate e da questo punto di vista siamo stati sempre contentissimi. E vi devo dire la verità, non lo dico da paraculo perché io sono poco paraculo, ma sono molto schietto. Penso che una delle squadre, dopo quella che facemmo con Giovanni Pervinizzi, bellissimo campionato con la Coppa Italia vinta, è una di quelle squadre dove sento questo gruppo, questi giocatori più vicini al mio modo di pensare. Quello che conterà solamente il segreto, il primo segreto che noi dobbiamo avere ben chiaro è quello che noi facciamo ogni giorno. Noi dobbiamo crearci delle abitudini vincenti giorno dopo giorno. Questo è quello che poi permetterà di realizzare i nostri obiettivi. Perché tanto dobbiamo creare un ponte tra oggi, che siamo qui tutti nuovi, e quello che andremo a raggiungere e costruire. E lo costruiamo ogni giorno, ognuno di noi prendendosi cura del proprio fisico, della propria testa, della propria tecnica, e insieme costruendo tante differenti abitudini vincenti.
È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.